arrivai nel 2013, trovai a monte del progetto e c'era tanta acqua. Mi vennero a prendere, mi portarono in cantiere. Era un presagio del fatto che avrei avuto a che fare con l'acqua. Qua siamo a circa 17 km dal confine con il Sudan, a 700 km dalla capitale Addis Abeba. Le strade d'accesso sono tutte strade bianche, per cui diciamo è abbastanza isolato, direi anche molto isolato dalla civiltà. Facciamo 3 o 4 viaggi alla settimana. Partiamo di solito da Addis Abeba e veniamo direttamente qui o direttamente a Koisha, all'altro progetto. Non è pressurizzato l'aereo, quindi dobbiamo volare a una quota massima di 4.000 metri che ci fa volare veramente dentro il temporale. Quindi bisogna vedere il tempo sempre per poter arrivare alla destinazione. Progetto GERD è la più grande diga d'Africa e una delle più grandi dighe del mondo, tra le prime 10 dighe del mondo. È nata per poter garantire all'Etiopia una stabilità energetica, di conseguenza migliorare l'industria e migliorare la condizione sociale del paese. Il lavoro si svolge in due turni. Il primo turno esce dai campi attraverso dei bus e si presenta in cantiere, il secondo turno entra invece alle 7 del pomeriggio sempre attraverso dei bus. Il plan manager nei cantieri WeBuild è il responsabile di tutto il macchinario utilizzato per effettuare i lavori. In piena produzione, considerando solo le macchine, quelle più importanti, più grosse, abbiamo superato i 5.500 asset importanti. Le macchine di movimento terra, in piena produzione, parliamo di macchinario Caterpillar, tra bulldozer, pale, escavatori, abbiamo superato i 120. Parliamo di macchine dal peso operativo superiore a 50-60 tonnellate. La diga è alta 170 metri, è lunga in cresta 1,8 km. Serve a sbarrare il fiume Nilo per creare un bacino tale da poter alimentare le turbine per la produzione di energia elettrica. L'acqua viene fermata dalla diga, entra dentro delle condotte forzate, ha un salto di circa 170 metri, entra dentro le turbine e da là dalle turbine poi si produce energia elettrica. All the cement what we receive for the construction of the dam, we test before giving for the batching plant like that. Actually, you see the cement what we received is we test up to 90 days. But after construction, especially the roller compacted concrete, is tested up to 1 year. During the peak time, you see we had around 230 people. I arrived here August 2010, then next August you see I will have 15 years. I am the one of the few people arrive at the beginning. With WeBuild, I have already passed 30 years. I start in 1995 to participate in this type of mega dam, mega project. It is really a big chance. Il ruolo del construction manager è quello di seguire praticamente la produzione del cantiere. Sotto di me
sono arrivato ad avere una punta di circa 5.000 persone. In cantiere è come una famiglia, si conoscono i segreti, si conoscono i problemi, si conoscono le debolezze. Passo per passo, anno per anno, vedere crescere un campo e vedere crescere famiglie intere e vedere anche quanto questa popolazione si sente orgogliosa di nominare o di far vedere questo progetto. Injera is a traditional food of Ethiopia, which is prepared, produced from the teff seed. Each day from 6,000 up to 6,500 injera is produced per day. This project has been started in 2021. Because the employees of WeBuild and other related employees of EEP and other companies, they have been suffering from finding the best quality of injera. More than 80 people, almost 84 people are working here in a lot of job descriptions. There are a chief cook, supervisor, general foreman to control and monitor every activities which held in here. Io sono un figlio di cantiere, prima di tutto. Sono nato in un cantiere in Etiopia. Ho passato quasi tutta la mia infanzia nei cantieri, girando con mio papà. Mio papà ha insegnato molte cose, ma principalmente è sempre stato il rispetto verso le altre persone. Un tempo nei cantieri c'erano tantissimi italiani. L'italiano ha di forte che ha una grossa immaginazione. Oggi quando uno vede la diga, vede le centrali, o vede le due dighe, non si sente orgoglioso di quello che ha fatto. Si dimentica dei 12 anni passati, dei 12 anni di lontananza dalla famiglia, e tutto passa in secondo piano. La notte, una volta che si accendono tutte le luci della diga, io vado a spalla sinistra, guardo la diga, osservo quello che si è fatto fino ad oggi e penso a quello che potremmo ancora fare.